Ciao, hai mai pensato a uno snack o a preparare la rapa dal colletto viola in maniera dolciastra? Innanzitutto, la rapa dal colletto viola si trova in maniera particolare durante l'inverno e resiste anche a temperature molto basse. È ricca di vitamine, antiossidanti e ha molte proprietà. È anche saziante, ha soltanto 28 calorie in 100 grammi di prodotto, quindi è un alimento ipocalorico, ecco, per le diete ipocaloriche. La rapa contiene in modo particolare vitamina A, beta carotene, vitamina C e sali minerali come fosforo, calcio e ferro. Molti sono i suoi benefici per l'organismo. È disintossicante grazie all'elevata presenza di zolfo, ha proprietà antiossidanti grazie alla quercetina, che è una sostanza che previene malattie cardiovascolari e tumorali, ovviamente il tutto associato sempre con una dieta equilibrata, sana e anche uno stile di vita sano, ovviamente non basta solo la rapa. E anche proprietà antinfiammatorie. Abbiamo utilizzato un burro di mandorle, io ho utilizzato Coro, contiene sia il burro di mandorle che la cannella e un tocco di vaniglia. L'ho utilizzato sopra appunto le rape cotte al vapore con una spolverata di cannella, noce moscata, zenzero e anche un po' di stevia per dare un tocco più dolciastro. Devo dire che a me è piaciuto sinceramente, è un buono snack, è molto salutare e appunto una combinazione ideale per questo momento dell'anno molto freddo, perché queste spezie aiutano molto anche a livello di prevenzione di raffreddori e malanni di stagione. Ho acquistato questa mattina queste bellissime, freschissime rape dal colletto viola al mercato. E insomma, spero che vi piacerà. Ciao, alla prossima!